Nella notte tra il 4 e il 5 di dicembre un uomo è stato trovato morto. Si trattava di un uomo senza fissa dimora, un clochard di 62 anni. È successo alla stazione Principe. È morto per il freddo. Si chiamava Seydou Diallo e noi abbiamo in collegamento via Skype l'ex moglie Marianna Lunardoni. Buongiorno Marianna. Buongiorno. Intanto la ringrazio molto per averci contattato e per aver accettato di parlare. Seydou era il suo ex marito, una storia di vita molto lontana appunto da quella di una persona, un senza fissa dimora. Che cosa è successo in questi anni in cui siete stati insieme e voi adesso non eravate più sposati? In realtà eravamo solo separati. Non abbiamo mai divorziato, quindi sono ancora la moglie. E niente, noi siamo stati insieme quasi 15 anni, vivendo principalmente in Africa, dove abbiamo lavorato con diverse ONG come coordinatori di progetto. Questo solo per dire che lui aveva un posto da manager, ha sempre avuto un posto da manager. E purtroppo soffriva di un alcolismo molto molto grave, questo sì, che è stato poi quello che ha portato alla separazione, e separazione che è avvenuta al nostro rientro in Italia. Noi dopo diversi anni io ho dovuto rientrare perché la mia mamma, che adesso non c'è più, aveva problemi di salute, quindi siamo tornati in Italia. Dopo un po' abbiamo maturato insieme questa decisione la scelta è stata mia, però diciamo che lui l'ha capita. Quindi ci siamo separati consensualmente. E il giudice ha disposto, ma era un accordo che avevamo già preso noi insieme. Il giudice aveva comunque disposto che, essendo lui la parte più debole della coppia, dovesse restare un anno nella mia casa di Arenzano, e poi al momento in cui l'avesse lasciata, io gli dovevo corrispondere circa 15.000 euro. Quindi Marianna, lei aveva dato a disposizione di Seydou un'abitazione nel comune di Arenzano e anche dei fondi per vivere. Allora, la casa era la casa coniugale di mia proprietà, però diciamo che eravamo addivenuti a questo accordo perché lui appunto era il lato più debole della coppia. E io non me la sono sentita in quest'anno che lui doveva rimanere a casa ad Arenzano di stare a casa con lui, quindi sono andata via io di casa. Quando lei è andata via di casa, Seydou non lavorava dunque. Faceva, diciamo, delle co collaborazioni, non aveva un lavoro regolare, però si era sempre, diciamo, guadagnato i suoi soldi, ecco, per contribuire. Questo Marianna, quando è successo e quando vi siete poi sentiti l'ultima volta? Allora, lui ha lasciato esattamente la casa di mia proprietà il 29 ottobre del 2021. Glielo dico con certezza assoluta perché ho il verbale di rilascio, perché io mi ero già trasferita all'estero, quindi se ne è occupato il mio avvocato di allora, e Seydou ha consegnato l'immobile a lui. Quindi esattamente il 29 ottobre del 2021 lui se n'è andato da Renzano, ha avuto tramite bonifico la somma che l'accordo di separazione prevedeva che io gli versassi, ed è andato a vivere a Rimini con un nipote, un altro senegalese assolutamente regolare che lavora a Rimini. Quindi Marianna, lei non l'ha poi perso di vista? Lei non sapeva che lui fosse tornato a Genova e che vivesse No, in queste condizioni? no, io per un po' di mesi io so per certo che lui era a Rimini insieme a questo nipote. Per un po' di mesi siamo rimasti in contatto perché comunque avevamo ancora un legame, poi ci sarebbe stato il divorzio da affrontare, quindi insomma, per un po' di mesi ho avuto contatti saltuari, ma comunque i contatti c'erano.
se non che a fine aprile dello stesso anno, a fine aprile 2021, il nipote di Rimini ha cominciato a chiamarmi dicendo che non sapeva più dove era lo zio. Lo zio non tornava più a casa. E nello stesso tempo delle persone ad Arenzano che lo avevano fatto lavorare mi hanno raccontato che si era recato presso di loro e loro, siccome l'avevano visto un po' in difficoltà, ma non sembrava tanto difficoltà economica, sembrava difficoltà per l'alcol, insomma sembrava che non fosse sobrio, gli avevano dato 50 euro. Questo alla fine di aprile 2021. E poi ogni tanto io ricevevo queste telefonate dal nipote che mi diceva che lo zio non tornava più a casa. Purtroppo nel frattempo mi ero già trasferita all'estero, però io ogni tanto provavo sul cellulare per vedere se lui rispondeva. Ma sembrava che la SIM non fosse più attiva. Lei sa che 62 era stato segnalato alla Caritas a Genova e anche le comunità che si occupano del supporto ai senza fissa dimora e hanno cercato di aiutarlo proprio fino alla fine. E ci ha anche raccontato nei suoi messaggi di come invece la vita di Seydou prima di quest'ultima fase della sua vita fosse una vita appunto di una persona laureata, il suo fratello un uomo, uno dei più ricchi del Senegal, è Sì, così? sì, sì. Cioè, però il problema dell'alcol lo ha sempre avuto, ecco. Io non me ne sono resa conto subito appena ci siamo conosciuti, però comunque non è una cosa recente, il problema c'era. Aveva lunghi periodi di sobrietà. Ma poi aveva delle ricadute una peggio dell'altra. Lui era stato anche in cura presso la Serpe di Voltri, poi era stato mandato in una struttura convenzionata a Modena e riusciva appunto a fare anche diversi mesi sobrio, poi però è sempre ricaduto nel vizio, insomma. Io Marianna la ringrazio per aver acconsentito a parlare con noi e per averci raccontato la sua storia. Le faccio le nostre condoglianze naturalmente da parte di tutta la redazione. Le auguro una buona giornata. Grazie davvero. Grazie. Grazie.